prova, funziona. Allora iniziamo, per chi non mi conosce io sono Paola Nardi, sono la presidente dell'associazione Ora Barberino e consigliere comunale dell'omonima lista civica. Abbiamo iniziato ad occuparci di outlet appunto come gruppo consigliare in questa legislatura dall'ottobre 2019, quando è stata approvata la seconda variante outlet che prevede un ulteriore ampliamento del centro commerciale di 11.000 metri quadrati di parcheggio e 3.300 metri quadrati di superficie commerciale. Chiaramente a fronte dell'assenso chiesto all'amministrazione comunale, la proprietà dell'outlet ha offerto 115.000 euro di gettito all'anno al comune per finanziare gli eventi. Prima di questo accordo erano tra gli 80 e gli 89.000 l'anno, e poi un finanziamento di 40.000 euro per un progetto che ancora non si sa cosa sia. Per l'uscita del casello, insomma per il collegamento tra casello e outlet, però appunto era stato pensato a un sottopasso, però è stato bocciato dal ministero, ancora non si sa cos'altro vorranno fare. Chiaramente in consiglio comunale la nostra posizione è stata di diniego rispetto a questa approvazione, ma l'obiezione che noi facciamo al progetto è stata da subito più che di carattere tecnico, abbiamo anche delle motivazioni tecniche, ma più di carattere politico. Questo perché in tutti questi anni gli unici momenti in cui l'amministrazione comunale può sedersi
al tavolo con l'outlet e trattare delle condizioni anche per, proprio per, i, propri, per i dipendenti dell'outlet, per quelle persone che ci lavorano, è proprio in questi frangenti, quando è l'outlet che chiede all'amministrazione qualcosa, di poter fare qualcosa. E diciamo, questa volta l'amministrazione comunale ha saltato a più pari questa opzione, cioè non si è messa al tavolo delle trattative insieme ai sindacati, ai lavoratori, a tutte diciamo, gli attori che di solito fanno questo, a trattare qualcosa di una miglioria anche per i lavoratori. Tutte le precedenti amministrazioni invece l'avevano fatto. E questo secondo noi, soprattutto per una forza che si definisce di centrosinistra, è un atto gravissimo, perché anche se sappiamo che i precedenti protocolli non sono andati a buon fine, ma insomma diciamo, l'intento politico di un'amministrazione di sinistra dovrebbe essere quella di trattare per, diciamo, per favorire i lavoratori, e questo non è stato. Ora elenco un attimo brevemente la storia dell'outlet perché magari non tutti sono a conoscenza dei passaggi salienti, velocissimamente. Allora, a febbraio del 2005 fu firmato un protocollo di accordo, ancora prima dell'apertura del centro commerciale, dove diciamo, ci si accorda per ricollocare 13 dipendenti Super Briefle, che inizialmente dovevano essere di più, ma poi furono questi, per assumere prevalentemente personale all'interno del centro commerciale, per assumere prevalentemente personale del luogo, quindi di Barberino e del Mugello. Ci si accorda per l'obbligo di una domenica al mese libera per tutti i lavoratori, per la costruzione di un asilo nido aziendale, per un parcheggio riservato ai dipendenti, per la realizzazione di una mensa aziendale. Cioè, si sa benissimo che tutto questo non esiste a tutt'oggi, no? Il 10 marzo 2006 c'è stata l'inaugurazione. Immediatamente dopo, la comunità montana, adesso Unione dei Comuni, fa uno studio molto accurato su quello che può essere l'impatto sul tessuto economico del centro commerciale outlet, e spera, diciamo, in un futuro dell'attivazione di un osservatorio outlet, proprio un osservatorio sul lavoro, perché potrebbe essere utile per segnalare, insomma, le varie differenze, o quello, insomma, che può cambiare, visto che, insomma, l'outlet assumerà, insomma, comunque su poco meno di 1000 persone, insomma, quindi avrà un impatto forte su tutta la zona. E vedrete che questa cosa dell'osservatorio outlet tutti ce l'hanno, cioè via via che si rifà, tutti hanno come obiettivo di attivare questo osservatorio outlet, che però non verrà mai attivato anche questo. Nel 2013 si richiede, insomma, è stato richiesto un primo ampliamento dell'outlet, che verrà inaugurato nel 2014, e preceduto anche questo da un accordo l'anno prima per l'armonizzazione del contesto socio-economico di Barberino. E a questo punto l'outlet dà i primi 80.000 euro l'anno per gli eventi, è qui che parte l'accordo sugli eventi: manutenzione per le opere di urbanizzazione, promozione del territorio, comodato d'uso di uno spazio comunale all'interno degli spazi outlet, che ora invece l'hanno reso perché non sanno cosa farci con questo spazio. E si parla anche della costruzione di una palestra d'uso dei dipendenti. Anche qui si riparla sempre del solito osservatorio outlet, con del lavoro out, con il flusso informativo sul lavoro, bla bla bla. Ora, tornando, queste sono, diciamo, le date più importanti, salienti. Tornando ad oggi, noi abbiamo appunto visto che l'amministrazione odierna invece non ha fatto nessun tipo d'accordo, cioè l'ha fatto ma escludendo totalmente, come si diceva prima, il fatto di accordarsi o rinnovare precedenti accordi. Diciamo, poi successivamente noi ci siamo domandati, bene, noi abbiamo detto no per questo motivo, ma sarà un motivo reale? Cioè i lavoratori lì dentro veramente hanno bisogno di questo accordo che noi
o di questa discussione su di loro che noi abbiamo ipotizzato, chi lo sa, chi ci parla con loro, cioè è un'idea nostra, però come, come fare, diciamo, a raggiungere queste persone e capire se veramente questi sono dei bisogni reali? Allora abbiamo fatto un primo incontro il 29 ottobre 2019 invitando i cittadini, i lavoratori per una prima, un primo incontro per poter incontrarsi insomma tutti e parlare di outlet. E anche grazie, diciamo, ci è servito anche come strumento questo libro che vedete qui alla mia destra del sindaco, l'ex sindaco Giampiero Lupi, dove c'è una storia, tutta la storia della costruzione e delle varie varianti dell'outlet e delle varie varianti che si diceva prima, ed è stato, insomma, ci è servito come traccia, quindi è insomma, dopo se volete potete anche prendere una copia. E quindi diciamo, dopo questo incontro ci è sembrato che l'incontro sia stato positivo, perché abbiamo capito dalle persone che erano lì, da quei lavoratori che erano lì, che i problemi che noi avevamo ipotizzato erano problemi reali, sentiti, e anzi che spesso chi lavora all'interno non conosce nemmeno la storia dei protocolli, di quello che poteva essere, che non ha avuto, e quindi è stato anche un momento di consapevolezza forte, no? di scoprire che si potevano avere dei diritti o delle cose da richiedere e non si sapeva nemmeno, insomma. Però poi anche abbiamo capito in quell'incontro che i lavoratori hanno molta difficoltà ad esternalizzare questi problemi ed anche a trovare un certo tipo di auto-organizzazione, non ce la fanno. Successivamente noi ci siamo riuniti come ora a Barberino, insomma, per parlare di questo progetto e sempre per capire come fare ad avvicinarci ai lavoratori, all'outlet, a questi problemi, abbiamo deciso di, appunto, di creare questo questionario anonimo per chiaramente difendere i lavoratori, insomma, giustamente non si dovevano fidare in qualche modo di noi e quindi dovevano assolutamente non essere tracciabili, insomma, si cercava di fare una cosa più neutra possibile per lasciarli più libertà possibile. E quindi abbiamo pensato di lanciare questo questionario per raccogliere appunto le voci e i problemi direttamente dalla fonte e capire anche se ci potevano essere delle possibili soluzioni a questo. E, diciamo, abbiamo lanciato questo progetto con molti dubbi, perché appunto non si sapeva bene come poter arrivare, se le cose avrebbero avuto successo, e nonostante questo abbiamo visto che in pochi giorni, insomma, invece il questionario ha avuto un successone, proprio c'era un bisogno latente da parte dei lavoratori di poter dire qualcosa, di poter esprimere le loro problematiche, cioè abbiamo visto che si sono proprio aggrappati, diciamo, a questa possibilità di dire qualcosa, no? Quindi in pochissimi giorni siamo arrivati ad avere più di 160 questionari compilati, riempiti completamente e da lavorare. E quindi, diciamo, per una volta avuto tutto questo materiale, ci siamo domandati anche come rendere affidabile, no? questi dati saranno affidabili, che campione è? È un campione che può essere realistico rispetto al tutto, come si fa allora diciamo a renderlo affidabile? Confrontiamolo con i dati, quelli ufficiali, quindi confrontiamolo con i dati che ci può fornire il comune, no? con l'osservatorio sul lavoro outlet. Bene, io in qualità di consigliera comunale ho fatto un accesso agli atti per chiedere appunto i dati sull'outlet di 2018-2019 ed è diventato, cioè si è aperto uno scenario assurdo, cioè io ho fatto richiesta il 7 di febbraio, il 27 febbraio mi hanno detto qui non c'è niente, cioè non abbiamo nessun dato, chiediamo alla proprietà. Poi c'è stato il Covid e tutto quanto, per farla breve, io ho avuto una paginetta di dati il 25 di maggio, quindi non c'è nessun osservatorio outlet per il lavoro a Barberino di Mugello, nel comune di Barberino di Mugello,
E questi dati che sono stati forniti sono veramente poco e niente, una paginetta di percentuali che senza riferimento temporale, cioè non si sa riferita a quale anno, né a sono percentuali ma non si sa percentuali di cosa, cioè qual è il numero totale, per dire, lavoratori 1000 e 30%, no, non c'è un totale. Quindi molto scarno e molto poco professionale anche questo dato, però è l'unico che abbiamo avuto e con quello ci dobbiamo confrontare. E quindi niente, però per dire che l'osservatorio Outlet non esiste, ecco, mettiamocelo bene in testa. Quindi comunque una volta avuto questi dati, sia quelli nostri dei questionari sia quelli ufficiali, diciamo Simona Baldanzi insieme al sociologo Fabio Bracci si sono immediatamente attivati per appunto fare in maniera professionale l'analisi dei dati e stilare questa relazione che adesso andiamo a presentare. E grazie anche alla resa grafica di Michele Nesi, che insomma renderà fruibile in maniera anche divertente, oltre che insomma rigorosa la resa appunto della relazione. E abbiamo fatto tutto in modo veloce, grazie insomma a Simone per questo lavoro così fatto bene in così poco tempo. E diciamo che questa avremmo voluto già presentare ad aprile, poi con il Covid è slittato tutto, però insomma abbiamo cercato di fare prima possibile. Chiaramente a questa relazione manca tutto ciò che è stato poi il problema Covid, e di questo, se poi ora una volta finita la relazione qualcuno che lavora in Outlet ci vuole aggiornare sulle problematiche che ci sono state con la chiusura, con la riapertura e quelle che sono adesso, insomma ci fa un gran regalo, perché aggiorniamo diciamo questo lavoro anche con le problematiche che ci sono state successivamente. Una cosa sola mi preme sottolineare è che nell'analisi dei dati noi abbiamo cercato di essere più neutri possibili, cioè abbiamo cercato di fare un lavoro veramente tecnico e non politico, tanto poi la politica viene da sé dopo, cioè nel senso poi ognuno si interpreterà a nostro modo, ma abbiamo cercato di fare una cosa proprio più professionale possibile, più stare più dal di fuori possibile nell'analisi e far parlare veramente i ragazzi e le persone insomma che l'hanno composto, insomma che hanno lavorato al questionario. Una cosa, da quello solo questo e poi passo la parola a Simona, si capisce bene dalle testimonianze, da quello che rispondono i lavoratori, che a volte insomma si sentono un pochino lasciati soli, diciamo che non trovano dove andare a chiedere, cosa fare. Lo stesso però, parlando con le rappresentanze sindacali, la stessa difficoltà la trovano loro, perché l'Outlet è un mondo frastagliato, di tantissimi negozi, tantissimi contratti, quindi è veramente anche difficile entrarci dall'altra parte. E quindi si vedono tutti e due gli aspetti, però bisogna per forza, per trovare un equilibrio, per trovare un punto di contatto, per forza bisogna che tutte e due le parti, anzi tutte e tre, no? Cioè anche la politica, l'istituzione, uno sforzettino in più va fatto da parte di tutti, quindi questo da parte nostra, se stasera riusciamo a mettere diciamo un primo tassellino, perché questa diciamo quest'unione, questa rete si cominci a formare, insomma per noi questo sarà ed è una grandissima vittoria, ecco, iniziare un discorso di rete, di comunicazione, di mettere un tavolo dove potete discutere tutti insieme dei bisogni dei lavoratori dell'Outlet. E quindi vi ringrazio e passo la parola a Simona Baldanzi per l'illustrazione della campagna Outlet sui questionari. Passo il microfono.
Sì, buonasera a tutti, velocemente la campagna, tanto Paola ce l'ha già detto. Naturalmente mi preme dire che all'ingresso vi è stato chiesto se volevate lasciare la mail, perché il report vi si può inviare, insomma, quindi uno se lo legge tutto con calma se da lontano non leggete tutte. Abbiamo chiesto naturalmente a Valeria e Leonardo di aiutarci in questa esposizione per dare direttamente le voci dei lavoratori, e quindi noi non abbiamo ritoccato niente, saranno loro che per le domande aperte parleranno, e quindi è quello che hanno scritto nei questionari. Ci tengo anche a dire, ero online, appunto sono arrivati 169 questionari non del tutto completi, ma più di 130 che hanno risposto a tutte le domande. Quindi insomma un risultato abbastanza soddisfacente per noi, perché rappresenta circa il 17% della forza lavoro in quel posto. E naturalmente online, una volta, un accesso, un solo questionario. Non era possibile replicarlo, quindi si è cercato di stare attenti il più possibile a non dare adito a chi si metteva lì e replicava continuamente. Allora, il questionario era molto semplice, 12-13 domande, diviso in quattro parti, e che riguardava alcune caratteristiche principali. Una dei lavoratori, quindi l'età, il genere, dove vivono, da quanto tempo lavorano in outlet, e la tipologia di contratto. Sarebbe stato interessante chiedere se se avessero figli o meno. Non l'abbiamo fatto per evitare, come dire, il timore di essere identificato, no? Che dire quanti anni ho, vivo a Barberino, ho tre figli, come dire, il timore di dare questo dato lo abbiamo tolto, anche se diciamo che era un dato che sarebbe stato molto interessante perché fa la differenza, ma lo vedremo, ci saranno alcune caratteristiche differenti sull'età. Poi abbiamo quindi preferito avere questi dati generali piuttosto che andare in profondità, ma averli autentici, quindi che si sentissero liberi di dire veramente la verità. La seconda parte ha riguardato le segnalazioni di problemi, quindi disagi o carenze, dando anche una griglia tra cui scegliere, quindi questi li abbiamo un po' inseriti noi, ma anche lasciando degli spazi aperti per identificare qualche problema che gli veniva in mente e che noi non avevamo elencato. La terza parte ci sembrava utile vedere se avessero conoscenze di tipo sindacale, ma molto semplice: conosci la busta paga, conosci il tuo contratto, e quindi capire se poi si fossero rivolti a qualcuno in caso di bisogno. E la quarta, semplicemente una domanda aperta di racconto, se ci tenevano a raccontare qualcosa che gli stava particolarmente a cuore, quindi totalmente libero. Questi sono un po' i risultati sul campione, le caratteristiche della forza lavoro e l'outlet. Abbiamo lasciato a lungo sospesa questa parte, sperando che l'osservatorio outlet ci desse dei dati da poter comparare. Però, come Paola vi ha detto, ne abbiamo avuti veramente pochi. Allora, la stragrande maggioranza di chi ha risposto è donna, quindi quasi il 72%, quindi 120 questionari sono stati compilati da donne lavoratrici, contro appunto il 28,1% dei maschi. E il complesso, diciamo, sull'età è che comunque intorno al 76% della forza lavoro di chi ha risposto a questo questionario, naturalmente è un campione, ha sotto i 36 anni. Questa insomma la dice lunga sulla composizione della forza lavoro, che è relativamente giovane, no? All'outlet, se pensiamo in diversi settori quanto l'età media è elevata, sull'outlet siamo in questa. Sulla provenienza della forza lavoro, allora l'80% vive in Mugello, di questo 80% il 45% proprio da Barberino.
E poi abbiamo chiesto da quanto tempo lavorava in outlet. Da questi questionari, insomma, non ci è parso un grandissimo turnover, perché oltre il 42% lavora da più di 5 anni. Quindi comunque ci fa dire che le risposte a questo questionario sono di lavoratrici e lavoratori che un po' la realtà la conoscono, no? Perché se uno gli chiedesse solo a chi ha lavorato per 6 mesi, c'ha un'idea, no? Piuttosto vaga. Invece oltre 5 anni vuol dire una certa conoscenza del luogo per esprimersi, c'è. Il 56% di chi ha risposto ha un contratto a tempo indeterminato, il 34% a tempo determinato e solo il 3,6% si è dichiarato precario, naturalmente di chi ha risposto al questionario. Il 6% altro, ma si tratta per lo più di apprendisti, uno stagista e qualcuno magari che non sa collocarsi perché ha cambiato più negozi. C'è anche questa realtà, no? Si cambia negozio, si cambia contratto e quindi non sa bene come identificarsi. Ecco, i dati che ci sono arrivati ufficiali riguardano solo queste due caratteristiche, cioè sappiamo che i lavoratori provengono per il 29% da Barberino di Mugello, per il 18% da Scarperia San Piero, per l'11% da Borgo San Lorenzo, il 10% da Prato. A me fa abbastanza effetto perché dopo tutti gli studi per cui dal Mugello si trasferiva verso il distretto, l'allora distretto tessile, adesso sono i pratesi che salgono anche a lavorare all'outlet, il 9% da Firenze città, il 7% da comuni limitrofi a Firenze, il 3% da Vicchio e il restante comunque da altri comuni. L'altro dato che sappiamo da questo fantomatico non osservatorio dell'outlet è che il 68%, quindi una percentuale un po' più alta della nostra, che abbiamo raccolto intorno al 56% del tempo indeterminato, ha appunto il contratto senza scadenza. Il 58% ha un full time, il 32% un part time, il 2% un contratto weekend e l'1% l'apprendista. Ma non sappiamo neanche dall'osservatorio quanti lavoratori totali abbiamo in outlet e non sappiamo neanche quanti maschi e quante femmine, non sappiamo neanche l'età di questi lavoratori, cioè dati base proprio. I problemi e le carenze. Allora, qui vedete c'è un indice che abbiamo calcolato a seconda dei primi 3 che segnalavano, quindi potevano segnalare i 3 problemi che ritenevano più importanti. Per la maggior parte, vedete, c'è una media complessiva che è il 3, i 3 grafici sopra sono sopra la media, gli altri sotto. Vedete, comunque, i problemi più sentiti sono il lavoro dei festivi, che è il primo posto, la conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro, e poi le pressioni commerciali. E questo è un dato che ritornerà con una considerazione parecchio legata al genere, per cui le donne soffrono di più le pressioni commerciali rispetto agli uomini. La scadenza del contratto è naturalmente sentita un problema, ma di quella parte dei lavoratori che ha il contratto a termine, naturalmente di chi non ha un contratto stabile, gli altri per quello rientravano più nelle 3 che abbiamo visto. Però c'è da fare una considerazione sull'età e sul tempo indeterminato, perché se vedete il tempo determinato, che è quell'insieme di grafici al secondo posto, dopo il tempo indeterminato c'è il tempo determinato, a oltre 40 anni risale. Cioè c'è una tendenza strana, di solito il tempo determinato vale per i più giovani, poi piano piano, come dire, con l'avanzare dell'età si tende più ad avere una posizione stabile nel mercato del lavoro. In outlet sopra i 40 sembra che si torni indietro. Questo sarebbe anche qui molto interessante da poter analizzare, se sarebbe stato utile vedere i dati dell'osservatorio, che non c'è, se questi over 40 siano dovuti a contratti più
più precari, più a tempo determinato, che spesso sono nei fornitori dei servizi, tipo pulizie, guardiania, o appunto se ci sono stati, non so, incentivi all'assunzione di over 40-50 per un particolare tipo di contratto che non sono i commessi, perché anche qui sappiamo benissimo che spesso nella forza lavoro i commessi si cercano più giovani, più rampanti, più performanti, dopodiché il resto della forza lavoro la si impiega da altre parti. Comunque sia, la precarietà, la indeterminatezza sopra i 40 anche nell'outlet si fa risentire. Qui vediamo i problemi segnalati per età e si nota soltanto una cosa un po' di più, cioè più sale l'età, gli over 40 e soffrono di più, su alcune tipologie di problemi, sui turni. E qui lo si può collegare ipoteticamente alla presenza di figli e alla famiglia, però appunto non lo possiamo realmente intrecciare, ma ne abbiamo tutte le ragioni per poter fare uno di questo tipo di considerazione. Il lavoro nei festivi, la conciliazione e poi le pressioni commerciali sono comunque tutti problemi che con l'aumentare dell'età uno sente di più. E qui la differenza più grossa che si è rivelata con l'analisi dei questionari rispetto al genere è proprio tutta la differenza che le donne sentono molto di più le pressioni commerciali e quindi la spinta al vendere il più possibile. Sapete bene che anche in outlet c'è tutta la pressione per chi entra nel negozio, vengono contati gli ingressi, quante vendite si fa rispetto agli ingressi, piuttosto c'è la competizione fra negozi, le classifiche, piuttosto c'è quanti pezzi per scontrino vendiamo, quindi insomma la pressione commerciale esiste, mentre gli uomini avvertono di più come problema il cambio d'orario. E questo insomma anche negli studi di genere si conferma una tendenza abbastanza rilevante e normale, e c'è anche in outlet. Sull'anzianità contrattuale diciamo che rispetto alle problematiche invece incide poco, con l'eccezione del rinnovo dei contratti a scadenza, che naturalmente sono avvertiti come problema più grosso per i più giovani. Ecco, da qui noi abbiamo poi raccolto, oltre a queste problematiche segnalate, le risposte aperte. E l'unica cosa che abbiamo fatto, le abbiamo distinte per aree tematiche. Queste sono le voci delle lavoratrici e dei lavoratori sulla dirigenza e l'organizzazione generale. Segnala una scarsa organizzazione generale della direzione, una poca preparazione della dirigenza, poca chiarezza decisionale, forti pressioni commerciali che puntano tutto sul risultato e sull'immagine, che possono creare disagio e problemi di salute, e poco sull'ascolto e sul coinvolgimento dei dipendenti. Outlet gestito da incompetenti, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico. Zero organizzazione e iniziative. Una direzione fantasma, incapace di gestire un comprensorio di 120 negozi, dei quali molti sono temporanei, poiché nessuno dello staff ha una laurea in marketing. Troppa importanza all'immagine del centro, mentre dietro i magazzini viviamo in mezzo all'immondizia. La maggior parte dei negozi all'interno dell'outlet non conosce o fa finta di non conoscere i diritti dei propri lavoratori. Poca professionalità. Pressioni aziendali, minacce della direzione sul fatturato, velleità di applicazione dei diritti dei lavoratori. Si è stancata la lampadina. Gli store manager dei negozi, questo è il problema. Dopo 10 anni ho dovuto chiedere un'aspettativa per esaurimento nervoso. Devo dire che i miei responsabili non mi hanno aiutato per niente. Avevo continui attacchi di panico e ansia, ma l'unico aiuto che ho ricevuto è stato quello di andare a prendere un latte caldo. Certo,
come se bastasse questo a farmi passare i continui mal di testa e nausea che avevo tutti i santi giorni. Oggi non basta più vendere, devi stravendere. Devi fare uno scontrino alto con una media prezzi alta, se no ti chiamano e ti chiedono perché non riesci. Ma mi domando, questo non è mobbing? Si può denunciare un'azienda perché chiede troppo ai suoi dipendenti? Ad esempio c'è neve, l'outlet non si sa mai se è chiuso. Certe decisioni non possono essere comunicate alle 13. E questo invece è l'area dei turni e il carico di lavoro. Il problema di lavorare, ormai quasi tutti i giorni festivi e le domeniche. La gestione dei turni, gli orari e i cambi turno, i riposi, questi sono temi molto sentiti. Turni assurdi. Il carico di lavoro, il sopportare la gente tutti i giorni, sabato, domenica, tutti festivi. Insomma, vita sociale pari a zero. Fare turni più umani, che in questo posto ci vivi. Domeniche mai libere. Come minimo, per cambiare le cose, l'outlet dovrebbe rimanere chiuso almeno tutte le feste e le domeniche alternate. Auspicare almeno un giorno di chiusura a settimana o una o due domeniche libere al mese. 6 giorni su 7 lavoro, un solo giorno di riposo, totale assenza di possibilità di poter vivere una vita normale a livello di orario lavorativo. Ho lavorato per 13 anni all'outlet. L'unico mio problema è sempre stato lavorare tutti i giorni, tranne quando in ferie, i sabati e le domeniche. Eravamo in pochi, quindi non abbiamo mai potuto far turnazione né di fine settimana né di festivi. La chiusura alle 21 nel periodo estivo è inutile, è veramente penalizzante per i dipendenti che come me non stanno a Barberino. Io vivo nel comune di Borgo San Lorenzo, in una frazione vicina. E chiudere alle 21 vuol dire non salire in macchina prima delle 21:20. Arrivo a casa che sono praticamente le 22. Mia figlia a quell'ora dorme già, neanche riesco a vederla. Inoltre, lavorare nei giorni festivi è deprimente e ne lavoriamo troppi di questi giorni, molti più degli altri centri commerciali. Siamo chiusi davvero pochi giorni l'anno. C'è il problema della pianificazione delle ferie. E qui è sul contratto, l'inquadramento e il clima lavorativo, perché appunto qualcuno segnala irregolarità di contratti, soprattutto per quanto riguarda l'inquadramento, anche gli straordinari e gli orari. Il problema è che siamo sempre sotto inquadrati, dobbiamo fare tutto e le aziende non pagano quanto dovrebbero. Paga oraria da arresto, si parla di 5 euro orari, contratti regolati a voce full time, ma che sulla carta risultano da 16 ore settimanali. Straordinario mai pagato, buste fittizie, e classica risposta: se non ti sta bene puoi sempre andarti. È la rovina dei giovani. Se all'outlet ci fossero persone che non hanno così bisogno di lavorare, chiuderebbe tutto. È un incubo. Un'altra segnalazione che ci arriva forte, poi lo vedremo nei problemi e tutto, è quello di trovare parcheggio. E qui soprattutto in tempi di saldi diventa veramente difficile. Le vignette naturalmente sono tutte della campagna che abbiamo fatto sui social per invogliare via via ad aderire al questionario. Dover arrivare per l'orario di apertura per trovare parcheggio, anche se si comincia a lavorare 2 ore dopo. I parcheggiatori, che se ti identificano come dipendenti, non ti fanno entrare nei parcheggi perché è un privilegio. Ricordini che si trovano sulle macchine e vai di carrozzeria. Qui torniamo su un attimo sui dati dei questionari. Alla domanda numero 7 abbiamo chiesto cosa manca e quindi di indicarci il massimo 3 cose ciascuno che richiedono essenziali e qui arriva il parcheggio, cioè il parcheggio riservato per i lavoratori è la cosa più sentita
per il 76,7%, cioè praticamente da quasi tutti coloro che hanno compilato il questionario. L'altro, la richiesta di turnazioni a girare per i festivi, cioè neanche dire non si lavora ai festivi, ma un modo per poter non farli veramente tutti. E al terzo posto abbiamo trovato la richiesta di una mensa, comunque dei buoni pasto o di un posto dove poter mangiare. Ricordiamo, per chi magari non conosce meno questa realtà, che c'era stata anche tutta una richiesta di magari uscita sulla stampa sul fatto che non si potesse mangiare nei vialetti, nelle panchine per il decoro, quando magari si mangia nel magazzino e fra le scatole dietro. Altro vedete là sotto, ma lo leggete male. Comunque dopo vengono le informazioni sui diritti, contratti e buste paga, quindi comunque si chiede una maggior conoscenza su questo. Al quinto, l'asilo aziendale, che era uno dei punti anche dell'accordo del 2005, e poi insomma un'organizzazione dei lavoratori, quindi comunque si richiede questa parte di, come dire, di unirsi, anche se poi non c'è poi nei fatti. Altro viene detto magari la farmacia, mezzi di trasporto efficienti che collegano l'outlet a diversi paesi del Mugello e in diverse fasce orarie. E poi vabbè, c'è anche la palestra, quindi fra le varie cose vengono richieste. Allora, sulla conoscenza dei propri diritti e la richiesta di aiuto e sostegno, comunque soltanto il 5,5% di chi ha risposto ai questionari dichiara di non conoscere la busta paga. Questo è un dato abbastanza, insomma, confortante. Vediamo che cambia con l'età, cioè gli over 40 rispondono di sì per quasi il 60%, mentre gli under 30, insomma, la percentuale si ferma al 39%. Il contratto, anche il contratto è abbastanza conosciuto, quindi per il 68,5% di chi ha risposto al questionario conosce il contratto che gli ha applicato. Il dato non cambia troppo con l'età, magari è lievemente superiore la conoscenza del contratto o la permanenza o da quanto tempo lavori in outlet, quindi più aumenta la permanenza in outlet e più si riesce a conoscere meglio il proprio contratto e quindi i propri diritti. Allora, sulla richiesta d'aiuto, ben è quasi il 67% non si è mai rivolta a nessuno per problemi lavorativi, per informazioni o per sostegno. I sì, e qui si ritorna al disagio, no? Gli over 40 hanno più problemi e sono anche quelli che si rivolgono di più chiedendo un sostegno, quindi aumentano con l'età e con l'anzianità contrattuale. Più si va avanti a lavorare e più si ha bisogno di un sostegno. A coloro che hanno chiesto aiuto, abbiamo chiesto a chi, e insomma il 50%, quindi la maggior parte, si rivolge al sindacato. Quindi qui abbiamo i motivi di richieste d'aiuto, con anche alcuni giudizi, noi li abbiamo lasciati veramente liberi. Naturalmente più ci si rivolge anche al sindacato e più ci sono anche le critiche poi che arrivano, e sono molto variegate. Ci sono anche aspetti positivi. Sembra che tutti abbiano paura a toccare l'outlet, salvo poi presentarsi una settimana prima delle elezioni a portare un volantino di uno sciopero. Mi sono rivolta al mio legale e ai sindacati, ma non alla CGIL, con i quali avete stipulato gli accordi, che in 14 anni non avete mai rispettato. La consapevolezza dei propri diritti non consente comunque di poterne godere liberamente. Ho parlato con i sindacati, ma purtroppo non sono riusciti a smuovere nulla. Mi hanno solo detto di impormi nel fare le mie ore di contratto, ma per quanto riguarda la paga da CCNL non ho mai visto miglioramenti e lavoro nello stesso posto da un anno e mezzo. Mi sono rivolta a delle associazioni per avere informazioni sui turni straordinari, frequenti al lavoro e che vengono tassati maggiormente e penalizzano i lavoratori. Non c'è quasi niente a norma. Ecco, qui a coloro che non si sono rivolti a nessuno abbiamo chiesto anche motivi, cioè quindi era una risposta aperta e non troppi hanno motivato. Solo un 4 segnalano che non l'hanno fatto perché non hanno avuto bisogno e non hanno avuto problemi.
Denunciare comunque le irregolarità contrattuali equivarrebbe ad un licenziamento. Se sei una che crea problemi, sei licenziata. Tanto c'è la fila per lavorare, fuori uno, avanti un altro, senza nessun rispetto. Per paura di essere licenziata. Ecco qua si arriva all'ultima domanda, che era molto libera, quindi si arriva anche verso il finale dei questionari. Vuoi raccontarci, segnalare qualcosa che ti sta a cuore? Quindi totalmente libero. Si poteva tornare sui temi già affrontati delle domande, come no. Noi li abbiamo divisi un po' per aree, ma poi anche qui lasciandoli totalmente liberi. E il primo è l'area della denuncia. Sembriamo lavoratori invisibili. Chi dovrebbe aiutarci fa finta di non vedere e si gira dall'altra parte. Una vergogna. Chiudete. Il lavoro serve per vivere. All'outlet la vita invece serve per lavorare. È allucinante il modo in cui veniamo visti dall'outlet. Braccia con cui fare più soldi possibili, fregandosene del fatto che anche noi abbiamo una vita e una famiglia. Stanno tentando di toglierci tutte le festività e questo è inaccettabile. Vorrei che le feste comandate fosse chiuso. Perché abbiamo le nostre famiglie, siamo esseri umani e non pezzi di carne buttati a vendere per una miseria di stipendio con il rischio di essere trattati male dalla clientela. Poche persone dopo i 38 anni, alcuni senza esperienza. Chi ha a casa una famiglia, specialmente con bambini piccoli, non può rinunciare alla propria vita al solo fine di soddisfare le aspettative delle aziende focalizzate solo sui numeri. Per guadagnare un'azienda deve assumere degli addetti alle vendite, ma questi ultimi sono persone, non sono macchine che si possono portare allo sfinimento per poi gettarle via e prenderne di nuove. L'unica cosa veramente da segnalare è che molti dipendenti non godono di nessun diritto del contratto, ovvero nessun permesso, nessuna retribuzione e maggiorazione del lavoro domenicale e festivo, retribuzione mensile al di sotto del livello di inquadramento e di quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro, nessun premio budget, né individuale né dello staff, mancata ricezione mensile di buste paga sia per via telematica che cartacea. Vorrei segnalare il grosso problema dei mezzi di trasporto. L'outlet offre lavoro a tantissime persone che non vengono ovviamente solo da Barberino, ma viaggiatori soprattutto da Borgo, Scarperia, Montecarelli e Firenzuola. I mezzi da queste località sono inesistenti. Ce n'è solo due, con fasce d'orario talmente distanti fra loro che si presume che il dipendente lavori dalle 10 alle 20 e tra l'altro solo da San Piero a Sieve. Un disagio fortissimo per molti, soprattutto nel caso in cui ci fossero inconvenienti. Vi invito a riflettere. La piaga dei contratti part-time. 90% del lavoro è offerto part-time, a volte per solo 20 ore settimanali, suddivise in 5 giorni. Alcuni negozi con più di 14 addetti alle vendite hanno in totale soltanto 4 full time. Tornando al part time, l'unico vantaggio di lavorare 20 ore settimanali può essere il fatto di avere molto tempo libero. Ma distribuendo queste ore su 5 giorni, in fascia 13-20, aggiungendo gli spostamenti in auto, viene occupata buona parte della giornata e della settimana. Non prendiamo in considerazione poi la benzina. La distribuzione delle 20 ore su 5 giorni viene fatta anche se sul contratto si parla di 20 ore distribuite in 3 giorni soltanto, venerdì, sabato e domenica. No all'ampliamento. Qua c'è anche il segnale degli aspetti positivi. Sì, se avete così tanti problemi con l'outlet e non vi stanno bene così tante cose, perché non vi cercate un altro lavoro? È un bel posto dove lavorare e ti permette di avere una tranquillità economica non indifferente. Ci sono anche, insomma, richieste di rispetto. Molto spesso ho collaborato con dipendenti di diverso grado, dal part-time al responsabile, con poca attitudine al lavoro altissimo, creando così situazioni di disagio. Bisogna sempre ricordare educazione e rispetto e mettere in primo piano la salute psicofisica dei lavoratori. In un clima sereno ed equilibrato si lavora meglio e si rende di più. Ecco perché sarebbero utili dei corsi gratuiti formativi per i nuovi assunti. Ci sono negozi come il mio dove i dipendenti sono stati vittime di soprusi da direzione del punto vendita e dall'azienda. Ci sono negozi dove la gente è stata lasciata a casa solo perché aveva da affrontare una gravidanza o una maternità, con minacce che prevedono e impongono le dimissioni. Clima ostile
e viltà della correttezza e dell'etica lavorativa. Poca attenzione a noi lavoratori e molto alla clientela, che ad oggi è di scarsa qualità. Migliorare i servizi. Vorrei ci fosse più rispetto per chi lavora nel ramo pulizie. Siamo sempre molto ristretti di personale e trattati con poco rispetto da tutti, a partire dalla stessa direzione. La direzione outlet vede soltanto numeri. Sono completamente distaccate dalla realtà sul campo. Siamo sempre più precari e sempre più pressati a portare numeri più alti. Vogliamo il meglio, vogliono il meglio da noi, ma non offrono il meglio di loro. E alcune proposte. Vorrei che la gente stesse a casa la domenica e non venisse all'outlet. Non c'è bisogno di fare shopping la domenica. La domenica è sacra e lo dice una che in 13 anni non ha mai fatto una domenica libera. Si va al mare, in montagna, in un museo, ad una festa, non all'outlet. Dovrebbe essere obbligatorio dare buoni pasto. Vorrei che ci fosse la possibilità di avere dei giorni di chiusura. Non è giusto dover sacrificare tutta la vita fuori dall'outlet per lo stipendio misero che percepiamo. Lavorare sempre, anche nei giorni festivi, o peggio il 1° maggio. Per qualsiasi tipo di contratto ad ore dovrebbe essere prevista una rotazione di liberi su sabato e domenica. I posti auto per i saldi dovrebbero essere riservati ai dipendenti, non ai clienti. Chi viene per comprare non ha alcun problema a fare a piedi una 15 minuti, ma chi lavora sì. Chiusura per tutti i festivi, o almeno maggiorazione vera per domenica e festivi. Se li lavori tutti in busta non ti arriva neanche 20 euro in più. Poi la direzione dovrebbe controllare veramente quello che succede nei negozi ed intervenire quando viene violata la legge. Ma è più conveniente non fare niente. Servirebbero più chiusure, giusto perché anche noi abbiamo una vita. In alcuni periodi dell'anno le chiusure fino alle 20 sono esagerate. E in certe situazioni aprire alle 9 e chiudere alle 21 è davvero esagerato. Alla fine regna il nervosismo. Lavoro giorni festivi, non si può chiudere solo 3 volte l'anno e soprattutto non si può stare aperti il 1° maggio, è un controsenso. I dipendenti devono avere la possibilità di parcheggiare in maniera decente senza rischiare multe o girare un'ora per trovare il posticino. Servizio pubblico di trasporto, non esistono mezzi pubblici che portano ad un centro così grosso. La direzione del centro non consente di far conciliare vita privata con lavorativa. Abbiamo bisogno di più organizzazione come dipendenti, magari un parcheggio riservato come negli altri outlet presenti in Italia, o magari semplicemente un supporto nelle attività quotidiane, cosa che è tuttora assente. Tenere le porte chiuse per un risparmio energetico e per l'ambiente. Non capisco perché, come da contratto tra outlet e comune, non siano state fatte alcune dinamiche come mensa per i lavoratori, asilo, festivi liberi a girare, insomma tutte cose che sono andate nel dimenticatoio più totale e che da ora sembrano utopia. Mi piacerebbe di più giustizia, per lavorare tutti meglio e godersi di più la vita, che è una sola. E poi ci sono due racconti e li abbiamo lasciati qua perché si distinguono, uno su salute e sicurezza e stress e l'altro proprio di una donna lavoratrice. Siamo costretti a mangiare in ambienti insalubri, pieni di polvere in sospensione provenienti da scatole di cartone e vestiti che vengono dall'altra parte del mondo. E tutti se ne fregano. Chi controlla? Siamo sottoposti a continue pressioni dai negozi, che mettono i componenti dello staff gli uni contro gli altri, con i controlli delle vendite assegnate e dello scontrino medio. Così sanno chi vende di più e chi meno. Il risultato? Siamo sempre in competizione. Invece di collaborare, ci freghiamo i clienti e l'umore dei negozi ne risente. Lo stress cresce a dismisura, ma nessuno lo considera. Nessuno inserisce il nostro lavoro tra i lavori usuranti. Del mondo dei commessi se ne fregano tutti. Lavoro da 15 anni all'outlet. Attualmente sono madre di 3 bambini. Ho dovuto ridurre a malincuore il mio orario lavorativo a 20 ore, perché non ho un posto dove poter lasciare i miei bimbi e devo appoggiarmi all'asilo e babysitter, avendo orari che si prolungano oltre quelli dell'asilo stesso, come le 20 o le 21. Spendo di più del mio stipendio andando a rimessa, per non parlare poi del tempo che perdo per poter organizzare tutto.
Credo che ci vorrebbe un aiuto per poter garantire meno stress organizzativo per noi madri e lavorare in modo migliore, come per esempio un asilo a portata di mano che copra i nostri turni. Per aver dato queste voci qui, naturalmente nei titoli di coda ci sono tutti i ringraziamenti, vanno soprattutto ai 169 lavoratrici e lavoratori che hanno compilato il questionario e che ci hanno permesso di fare questa piccola analisi. Può essere soltanto un sassolino nello stagno, perché di dati e di situazione, di come conoscere questa realtà, sarebbe solo l'inizio, ecco, perché tante altre domande a catena, no? Leggendo i dati e confrontandoli ci verrebbe da fare. E quindi niente, rendo la parola a Paola se vuole recuperare gli interventi, le domande del pubblico e gestire poi il resto della serata. Grazie a tutte e a tutti. Appunto, come dice Simona, se qualcuno vuole intervenire, fare un commento su quanto ascoltato, oppure su quello che vuole, insomma, su dare testimonianza, come dicevo prima, per esempio anche sul periodo questo attuale della chiusura e poi della riapertura post-Covid, insomma, fatevi avanti. E volevo solo ridire nuovamente che questi libri sono gentilmente offerti e gratuiti, li potete prendere dall'ex sindaco Giampiero Luchi, e sono veramente uno strumento utile per ricostruire tutto il percorso dell'outlet dall'inizio, insomma, dalla costruzione ad oggi. Quindi dopo chi vuole prendere le copie, insomma, si faccia pure avanti fino ad esaurimento. Quindi niente, se qualcuno vuole prendere la parola, con o senza microfono, come volete, se si sente, siamo a disposizione. Sì. Sì. No. Allora, volevo fare una domanda. Delle domande. La prima è: l'amministrazione è stata invitata? Cioè, il sindaco, l'assessore? No. Voglio sapere, pensate, quei dati che avete raccolto e quelli che avete esposto qui, pensate di farli avere anche ai lavoratori perché nasce ancora di più coscienza o no? Sì, senz'altro. Noi già da domani creeremo un... sia sulle nostre pagine su Facebook, su Instagram, faremo un Google Drive proprio per poter recuperare il file, questo qui che abbiamo stasera illustrato, per poterlo scaricare ad uso di chi lo voglia. Non so se all'ingresso sono state recuperate anche le mail delle persone che vogliono l'invio della siamo a disposizione per diffondere il più possibile questa ricerca da oggi in poi, certo, sì, volentierissimo, la diffondiamo più possibile. Sì, dimmi Rene, ciao. Io sono un ex dipendente dell'Outlet, ho lavorato per 4 anni e ho lavorato in 2 negozi diversi. L'esperienza è stata, io parlo del vecchio Outlet, pre-leggevoti, questo è un... Ah, scusami Irene, puoi venire a parlare più o meno, vieni anche in diretta, quindi ti sentono anche... quelli da SB. Mi sentite, no? Anche senza microfono. Meglio. Dico pre-Leggemonti perché
la differenza è sostanziale, perché dopo la legge Monti si sono persi tantissimi diritti, anche minimi fondamentali che c'erano, come i festivi pagati. Si faceva a gara a fare i festivi. Chi non aveva famiglia e aveva bisogno di guadagnare un pochino di più chiedeva formalmente di fare tutte le domeniche, di fare i festivi, perché la busta paga cambiava non di poco, tra l'altro. E io ho fatto due esperienze positive, perché io non posso parlarne negativamente, però perché sono stata fortunata. Ho trovato delle aziende serie, ho lavorato per delle aziende che riconoscevano il lavoro, ho sempre avuto la turnistica nei festivi, per cui è una cosa che si può fare, non è che non si può fare all'outlet. Ci vuole un po' di organizzazione, ci vuole un minimo di investimento da parte delle aziende nel personale, perché per turnare i festivi ci vuole sicuramente almeno un part time in più. In un negozio con 4-5 dipendenti medi ci vuole un part time che copra un pochino la turnistica. Tutto quello che è stato segnalato dai lavoratori è reale e non è irrisolvibile, cioè non ci sono cose che non si possono risolvere. Mi sono stupita quando dicono adesso che i parcheggiatori non li fanno entrare con saldi quando scoprono che sono dei dipendenti. Quando ci lavoravo io era esattamente il contrario, per cui nel periodo dei saldi il parcheggiatore, se tu mostravi il cartellino del negozio, ti faceva passare, quando in realtà non faceva poi più passare in realtà i clienti, perché arrivavano un po' a saturazione, però se tu eri un dipendente ci faceva entrare. Vedo che la situazione è molto peggiorata, non solo a causa di Monti, ma evidentemente anche a causa di altre scelte della direzione che è sempre stata vista non solo dai semplici commessi, ma anche da una grande maggioranza degli store manager, come un interlocutore totalmente sordo e cieco. La direzione dell'outlet è una specie di entità che è quasi inavvicinabile, che fa delle riunioni, direi mensili se non sbaglio, con gli store manager, dove in queste riunioni loro danno semplicemente su quello che deve essere fatto, cioè non c'è un confronto, ci sono loro che danno delle direttive che devono essere seguite. Non c'è mai uno scambio di opinione, è sempre comunque solo una riunione che serve per spiegare quello che si deve fare. Per cui da parte degli store manager stessi non c'è nessun tipo di margine di trattativa con la direzione stessa. Quindi già il primo scoglio è enorme. Se poi hanno dietro alle spalle anche un'azienda che magari ha delle politiche che non sono particolarmente sensibili, lo scoglio è doppio e loro veramente hanno le mani legate. Per cui il discorso della turnistica del fine settimana dipende in parte anche dalle aziende che ci sono dietro. Gli orari, io non so se qualcuno di voi ha fatto un giro all'outlet in inverno alle 7:30 di sera, di mercoledì o di giovedì, ma vi posso assicurare che difficilmente si chiude uno scontrino dopo le 18, difficilmente, perché comunque non è che abbiamo l'outlet a Paravino del Mugello, dove normalmente a novembre ci sono 3 gradi, la gente non ha voglia di stare in giro, sono quasi tutti al bar. Il bar è l'unico elemento commerciale che ha l'outlet dopo le 18 fa gli scontrini, poi per il resto non è così. Quindi ci sono una serie di problemi che determinano una situazione che è veramente difficile da vivere. Io l'ho vissuto che avevo 30 anni, non avevo la famiglia, avevo deciso di cambiare lavoro, per cui per me forse era anche tutto bello. Sono tornata nel Mugello, ad oggi io non tornerei a lavorare all'outlet a nessuna condizione, nemmeno come store manager, e potrei farlo.
io ho lavorato come store manager in negozi a Milano, quindi in ambiente totalmente differente, con clientela diversa, aspettative diverse. Potrei andare all'outlet con un curriculum e penso che nel giro di breve potrei trovare lavoro, ma a queste condizioni, a livello di contratto commerciale, quindi a livello di CCNL, non lo farei, e soprattutto non in un ambiente del genere. Pensare che una volta, rispetto ai cicli, ci dicevano che eravamo fortunati perché lavoravamo all'outlet, perché i cicli lavoravano ancora più e in condizioni peggiori, perché comunque, cioè, ma lavorare all'interno di quel cubo per tutte quelle ore è una cosa molto bella. Lì almeno eravamo all'aria aperta, però eravamo, ci dicevano che eravamo fortunati. No, chi ha famiglia non può lavorare in un negozio del genere e fare una vita sana. Tutto. Grazie. Grazie. Comunque quello che diceva Irene mi sembra, insomma, da segnalare, cioè che la situazione sia peggiorata negli ultimi anni è una notizia, ecco, che diciamo sì, avevamo per le condizioni nazionali, ma non si, cioè io per esempio non mi immaginavo invece proprio così nel dettaglio fosse così peggiorata in pochi anni, insomma. Non è piacevole, ecco, scoprirlo, è vero. No, anche perché, insomma, si è sempre saputo che era un lavoro molto duro a livello d'orari, pensare che via via sta peggiorando, che anche la situazione dei parcheggi, che infatti è una delle criticità più segnalate, dei bisogni più sentiti dei lavoratori, no? Questa cosa di non riuscire ad arrivare sul posto di lavoro. Se mi dici che insomma è una criticità che è peggiorata ultimamente, che magari non era così dall'inizio, quindi questo bisogna almeno questo riuscire a, insomma, iniziare magari da qui, per esempio, potrebbe essere un inizio, no? Una battaglia iniziale sui posti auto, dei dipendenti. Facciamoci venire anche delle idee, cioè da dove partire, e cose anche semplici da fare, insomma, cioè da fare grosse cose, veramente ci si potrebbe mettere d'accordo su questo, anche con la direzione. Ecco, vieni te da qui? Così ti riprendiamo? No, resto qui. No. Per parlare con tutti i presenti e i presenti online. Buonasera a tutti, io spero di non suscitare nuovi problemi, però io sono Valeria Cannelli e sono la coordinatrice della Camera del Lavoro del Mugello. Sono contenta di essere qui stasera, sono contenta di essere stata a presentare questo lavoro che è bellino fin dal titolo, perché Coming Outlet è carino. Penso che sia stato un lavoro molto ben fatto, che certamente va approfondito per capire meglio che cosa anche le persone hanno capito dalle domande che erano state fatte, tipo la lettura della busta paga può essere una cosa molto semplice e può essere una cosa difficilissima, quindi c'è da capire un pochino bene, un pochino meglio, però sono sfaccettature, insomma. Quello che
colpisce e che credo che sia poi il campione rispecchi proprio la totalità delle persone che lavorano all'outlet è la composizione, cioè la maggior parte sono donne, perché così, no? Anche fuori dall'outlet questo settore è composto poi in questa maniera, la maggior parte sono donne, sono giovani e meno giovani, tutti quanti giovani e meno giovani, con una prevalenza di meno giovani. C'è anche da approfondire quanti siano, credo, poi insomma poi lo decidete voi, lo vedete voi, quanti siano i contratti part-time all'interno dell'outlet e quali siano i meccanismi che li governano. Io vi posso rappresentare una brevissima esperienza personale che ho avuto con l'outlet. Io sono nel Mugello da giugno del 2018, quindi abbastanza recente, però ho chiesto tre volte in questo tempo di parlare con la direzione dell'outlet. Io non so neanche chi è, non ho mai avuto una risposta. Abbiamo fatto un volantinaggio per il 1° maggio e sono contenta che qualcuno se lo abbia segnalato perlomeno questa giornata. Mi sembra di aver capito comunque che torno un attimino indietro, sempre come rappresentazione che ho io dal di fuori dell'outlet, quindi prendetela con le molle, prendetela con le pinze, ma è che ci sia una grandissima paura all'interno di quel posto di lavoro, che ci sia una specie di caporalato dentro a quell'azienda, per cui viene detto: guarda, se ti finisce quel contratto non ti preoccupare, basta che tu vada dai sindacati, te lo ritrovo io un posto di lavoro, e te lo ritrovo solo se tu stai per Benino, Bonina, Almina, eccetera eccetera. E questo si riscontra in parte nelle risposte, cioè nei racconti aperti che sono stati fatti e che abbiamo letto. La situazione quindi è parecchio parecchio brutta, salvo il fatto che il mobbing è una roba specifica che è puntata sulla persona e non su un gruppo di persone, che dopo un anno e mezzo l'aumento di stipendio è difficile, io 10 anni ce l'ho fermo, però questo è un problema mio. Però ecco, sono tutte cose, chiaramente sono tutti problemi che sono vivi, sono sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Detto questo, ci sono alcune cose che credo si possano fare anche nonostante ci siano contratti diversi, riferimenti diversi, perché qualcuno ci avrà il contratto del commercio, qualcuno ha il contratto di altri tipi di contratto, però utilizzando un metodo che è quello della contrattazione di sito, si può cercare di mettere in piedi giusto appunto una serie di rivendicazioni a partire da quelle che sono state dichiarate e che, da quanto ne so, erano fin da subito dovute a questi lavoratori, a queste lavoratrici che sono lì, perché un parcheggio, visto che si lavora in un posto dove i mezzi pubblici non ci arrivano, è doveroso, una mensa, soprattutto se gli orari sono richiesti in maniera così, no? Estemporanea, oppure se c'è un orario spezzato in un posto che è piuttosto isolato per chi non è di Barberino, credo che possa essere altrettanto doveroso. Se non è possibile fare un asilo aziendale, ma
O se è possibile fare una asilo aziendale aperto al territorio, oppure fare una convenzione con un asilo che già esiste sul territorio per chi ha problemi di bambini, cioè non problemi di bambini, ma per chi ha problemi di orario relativi alle chiusure normali, diciamo così, o previste degli asili e dei nidi. Insomma, delle cose potrebbero essere fatte, penso, e quindi partire, andare avanti, cominciare a coinvolgere tutti quanti, coinvolgere il più possibile tutti quelli che ci stanno e scoprire che magari se la può. Io me l'auguro. Grazie. Grazie. Quindi bisogna essere ottimisti, qualcosa si può fare, bisogna fare qualcosa di più tutti. Altre idee, racconti, proposte? No, vabbè, a me verrebbe da ampliare un po' il discorso, nel senso che, come diceva prima bene, giusto, che la condizione di lavoro sta andando progressivamente peggiorando, a me viene da pensare che uno dei motivi è che progressivamente nel corso degli ultimi anni sia stato tagliato a bestia, scusate, il barberinese, tagliato pesantemente tutto quello che è l'apparato dell'ispettorato del lavoro. È chiaro che chi prevede di avere un maggiore profitto dal mancato rispetto delle norme, se sa che mancano anche i controlli, fa una festa, cioè, mi sembra proprio lapalissiano. E quindi purtroppo il problema non si richiude nell'outlet, ora vabbè, si parla dell'outlet, però di fatto quello che sta succedendo all'outlet è un po' una cartina di tornasole di quello che succede un po' in generale sul territorio, perché mancando controlli i padroni la fanno da padroni. Quindi bisognerebbe rivedere un po' di più la politica a livello nazionale, secondo me, da questo punto di vista. Poi sono andato un po' fuori tema, però mi sentivo di dirlo. Io tanto voglio ringraziare coloro che si sono adoperati per fare questa iniziativa, perché credo che sia una iniziativa importante non solo per i lavoratori dell'outlet, ma per tutti i lavoratori, perché intanto cominciando a interessarsi della fascia lavoratori che sono meno tutelati, che sono quelli dell'outlet, vuol dire cominciare a interessarsi anche di altre fasce di lavoratori che sono comunque anche loro poco tutelati. E questo è un inizio di una svolta, credo, anche a Barberino, perché ci troviamo di fronte a un fatto molto grave. E
fondamentalmente il fatto politico è questo, cioè che c'è una pubblica amministrazione che ha stabilito delle regole per l'outlet ed è una pubblica amministrazione che ignora completamente quelle regole, se ne dimentica. Molto probabilmente anche i lavoratori dei loro stessi partiti che si rivolgono a loro stessi, all'amministrazione, e l'amministrazione sì, poi non fa niente. Quindi molto probabilmente il fatto politico è proprio questo qui, cioè è il fatto che il colore si professano a sinistra, nulla fanno per tutelare i diritti dei lavoratori, ma i lavoratori sono risultati, non sono lavoratori che vivono bene, vivono male. Ecco perché ho fatto la domanda se c'era qualcuno della misura, nessuno, e questo già sicuramente l'hanno saputo e non hanno ritenuto nessuno, e neanche non so quale parola devo trovare, ma mi sono venuto. Invece noi proprio su questo dobbiamo lavorare, sul fatto che a noi ce ne importa, a chi è, ci interessa, è il nostro, i problemi dei lavoratori sono problemi nostri. Io sono anziano, magari ho problemi miei per il futuro, sono altri, ma tutti coloro che sono giovani, i problemi dei lavoratori sono problemi che sono anche problemi loro. Proprio su questo poi si basano anche le differenze. L'altra questione che emerge è la difficoltà del sindacato a interfacciarsi sia con i lavoratori, sia con l'azienda, ma soprattutto di nuovo con la pubblica amministrazione. Perché credo che una domanda sorge spontanea, ma come mi riesce a parlare con la direzione, probabilmente ci sarà più di dire a casa, ma oh, che fanno? Io sono sempre sindaco, ma che gente c'è lì? Allora io credo che questa domanda bisogna cominciare a farsi, bisogna cominciare a dire che il sindacato deve farsi carico in maniera un po' più battagliera di queste problematiche e senza paura uscire anche sulla stampa, uscire sulla stampa e denunciare questa situazione, perché con la denuncia la stampa in qualche maniera qualcosa si muove. Perché? Perché la paura è sempre quella di perdere la famosa seggiolina. Quindi la paura di perdere la seggiola li fa un pochino lavorare su qualcosa. Perché ho chiesto che questi risultati del questionario siano dati ai lavoratori? Perché sicuramente tra i lavoratori c'è chi è più consapevole, chi è più battagliero, ma ce ne sono tanti anche che hanno paura, ce ne sono tanti anche che non hanno coscienza, e vedendo chi ha risposto e le cose che hanno detto e le proposte sono state fatte, molto probabilmente anche quelli sono un pochino più pavidi, può darsi che si riesca a recuperarli, cioè a portarli su qualcosa che potrebbe essere una piattaforma, chiamiamola degli outlet, perché molto probabilmente i problemi che ci sono qui sono i problemi un po' dappertutto di tutti gli outlet, per fare un discorso di questo genere. Interessante sarebbe proprio questo che abbiamo fatto, che è una grande cosa, anche se è piccola, questa questione va avanti, cioè non deve morire qui e dire ah, come siamo stati bravi, no, deve andare avanti. E andare avanti, e andare avanti vuol dire diffondere questo movimento anche a livello nazionale e chiedere che le forze politiche si assumano la responsabilità di questi lavoratori che sono trattati male, che sono sottopagati, che vivono in situazioni di stress molto pesante. Io credo che questo dovrebbe essere la nostra gioia, dovrebbe essere quello del futuro di Dio. Ma guarda, io per 350 persone sono riuscito a smuovere a livello nazionale una situazione che ha dato dei frutti molto positivi. Questo riempirebbe di gioia e io credo che questo già fatto. Sì, sì. Grazie Marco. Sì, ma il fine nostro in questo lavoro era proprio a livello nazionale, almeno personalmente non ci avrei pensato, però l'idea di questo progetto era proprio quello di iniziare, di mettere in moto un meccanismo,
modo appunto di partenza per lavorare tutti insieme, lavoratori, sindacati, forze politiche, le istituzioni, perché no? Cioè, se poi l'amministrazione deve essere tirata dentro per forza in qualche modo. Quindi sì, per noi questo era l'intento di stasera, è questo, insomma, di muovere qualcosa. Una domanda da Facebook. Sì? Rispondevo. C'è una domanda, ci chiede come avete dato diffusione ai questionari tra le lavoratrici e i lavoratori. Con molta difficoltà, ma utilizzando dai messaggi WhatsApp fra le varie conoscenze che avevamo fra i lavoratori, attraverso la campagna social sia su Facebook che su Instagram, e attraverso tutti i canali dei gruppi presenti su Facebook, da Sei Barberino Sei ai gruppi dell'outlet presenti, insomma diffondendo attraverso tutti questi mezzi. Sì, buonasera. Volevo così provare a fare una riflessione. Mi viene da pensare, visto che ho la barba bianca, che sono stato fortunato io nella mia vita. Sono stato fortunato perché ho lavorato senza mai perdere un giorno di lavoro in tutta la mia vita. Ho lavorato sentendomi protetto da una politica, come lavoratore, sentendomi protetto da un sindacato, e questa condizione mi permetteva di lavorare in una maniera serena, e credo che quando un lavoratore riesce a lavorare nella maniera serena e identificarsi nel lavoro che fa, possa anche poi veramente rendere di più e trarre poi da questo anche conseguentemente una soddisfazione personale, perché non è che si va al lavoro, penso io, solo per i soldi. Se io dal lavoro riesco a trarre anche una motivazione e riesco a trarre anche un qualcosa che mi porta a essere partecipe all'obiettivo, in questo caso della vendita oppure in qualsiasi altra attività, credo che questo riesca a creare una condizione di serenità e di un confronto costruttivo. E ecco, avete sentito tutti, traspare un qualcosa di estremamente diverso e grave, traspare una sensazione di solitudine, di essere costretti a subire senza poter dire niente, perché soggetti a forme di ricatto, di pressione, paura di perdere il posto di lavoro perché ti senti solo, perché non ti senti protetto. Ecco la differenza da quando ho lavorato io mi sentivo protetto e quindi non avevo paura di espormi. Io sono convinto che stasera in questa sala, se si potesse immaginare un ritorno ai miei tempi, ci sarebbe stato 400 persone qui dentro. Perché forse stasera qui non sono venuti quei lavoratori che anche con tutte le nostre cautele abbiamo provato a contattare con questi questionari, va bene? Sono convinto che tanti lavoratori qui non sono venuti per la paura di esporsi. È una cosa gravissima, è una responsabilità politica enorme. Se oggi il mondo del lavoro si trova in questa condizione deprecabile, io vorrei così portarvi a fare una riflessione su quello che è oggi la politica, anche nostra territoriale. Abbiamo visto da dove vengono i lavoratori, in larga parte nel comprensorio. Abbiamo visto un'assenza della politica anche quando poteva essere nella condizione di intervenire. Vi faccio un esempio: è stato chiesto una variante urbanistica all'ATAF di recente, che doveva, che in qualche modo permette
una diversa condizione, quindi c'era bisogno dell'amministrazione pubblica che intervenisse in quella realtà. Forse se c'era una volontà politica di rispetto verso i lavoratori, quello poteva essere un momento dove si poteva dire chiaramente: signori, c'è un accordo sottoscritto e non rispettato in tutte le sue parti, vediamo di metterci a sedere a un tavolo, vogliamo riparlare di alcune condizioni che all'epoca 2005 avete sottoscritto e sono state disattese. Avete bisogno dell'amministrazione pubblica che venga incontro, e sicuramente è una cosa positiva che un'amministrazione pubblica si metta a disposizione di uno sviluppo, però vogliamo vedere se ci mettiamo intorno a un tavolo e ricreiamo una condizione di confronto sereno e costruttivo nel rispetto delle regole che avete sottoscritto. Questa è l'essenza della politica locale. Questo. E questo fa male. Fa male. Stasera è una bella serata. Abbiamo la diretta Facebook, spero che tanti di quelli che non sono qui stasera ci stiano ascoltando e che riflettano sull'assenza delle amministrazioni locali per essere assenti, ora vi ripeto, per essere assenti in una realtà lavorativa così importante per il nostro territorio. È la più grande, con centinaia di posti di lavoro. Non è accettabile un'assenza della politica locale, va bene, sul tema outlet. Non è accettabile. Io sono orgoglioso di essere qui stasera, sono orgoglioso di fare parte della lista ora, perché quantomeno abbiamo messo in piedi una bella serata di politica, perché a Barberino la politica è un'entità assente da ormai troppo tempo. La politica si fa in altro modo a Barberino, non si fa con il confronto con le realtà lavoratrici, non si fa con il confronto con le imprenditorie, no. Si fa in un altro modo, si cerca il consenso in altre forme, ma non sono quelle che ci si aspetta noi, non sono quelle. Noi speriamo di aver dimostrato quantomeno una via. Quando si dice è un problema entrare nel confronto con i lavoratori outlet, perché sono realtà divise, sono piccole realtà messe insieme, cosa vuol dire? Una volontà, se c'è, trova anche la forma. La forma l'abbiamo trovata, ma siamo pochi, siamo noi. Ci serve un aiuto, ci serve l'aiuto della politica, ci serve l'aiuto del sindacato. Vogliamo con questa azione, vogliamo con questa serata cercare di mettere in moto un meccanismo. Sarà ambizioso? Non lo so, però noi ci proviamo. Grazie. Sì, è acceso. Buonasera a tutti. Io diciamo così, vado un po' sul filone che ha inaugurato Tiziano e voglio ripercorrere un attimo come è non nato, perché sarebbe scorretto dire nato, l'interesse del nostro gruppo politico in Comune a Barberino per l'outlet, perché l'interesse viene da lontano, viene dall'inizio della formazione di ora, viene anche da prima per molti di noi che erano attivi in altre realtà politiche e non solo. Però ecco, il secondo filone, quello che poi ci ha portato a questo questionario e alla serata di stasera di presentazione dei risultati, è nato anche dalla variante con la quale meno di un anno fa abbiamo approvato in Consiglio Comunale l'ampliamento dell'outlet. E qui mi collego anche per dare una risposta in diretta alla domanda che ha fatto inizialmente Carlo su se avevamo coinvolto l'amministrazione comunale in questa serata. La risposta è stata no. Diciamo, tra noi, il nostro gruppo politico e l'amministrazione comunale non c'è un dialogo costruttivo ad oggi che mira a risolvere i problemi. Noi dal nostro punto di vista ci proviamo, poniamo l'attenzione su dei temi e vediamo che anche senza un coordinamento riusciamo a sollevare un'attenzione sui temi che poi diventano temi all'ordine del giorno e alla lunga possono essere risolti anche con l'azione dell'amministrazione. Quindi io penso che questo lavoro, questa serata,
guarda anche alla realtà amministrativa di Barberino e cerca di colmare quella mancanza che, come Tiziana diceva poco fa, c'è di attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti del mondo del lavoro, del mondo dell'outlet in particolare. Dicevo, la variante urbanistica, la circostanza ha voluto che quando abbiamo approvato la variante che dava il via libera all'ampliamento, che poi ora vedremo se verrà dato atto oppure no, nella stessa seduta veniva approvata una variante con la stessa tipologia di intervento amministrativo per un intervento anche a un'altra realtà industriale di Barberino, quella della IHAP Sira. E noi lì abbiamo avuto davanti agli occhi la differenza con la quale si veniva in contatto con queste realtà. Da una parte, quella industriale dell'IHAP Sira, c'era stato un rapporto importante con il sindacato nella sua veste locale e anche di zona, e era stato raggiunto un accordo che, a fianco all'ampliamento, a fianco all'intervento amministrativo urbanistico, portava dei vantaggi sull'outlet, che insomma, i numeri parlano da soli, dove c'era magari anche la necessità di fare qualcosa del genere, non ci si era neanche provato. E questo ovviamente è una responsabilità dell'amministrazione di Barberino. Quando facemmo il nostro primo evento su questa tematica, ne parlammo anche con il rappresentante del sindacato, che peraltro stasera sono qua numerosi e mi fa piacere poterne riparlare con loro. E quindi ecco, una serata come stasera vuole essere anche da stimolo a sottolineare la necessità che quando si compiono interventi di tipo amministrativo, urbanistico, soprattutto per quanto riguarda i comuni, perché quelle sono le competenze dell'amministrazione comunale, è necessario coinvolgere le parti sindacali, è necessario coinvolgere i lavoratori, è necessario fare un minimo d'analisi, perché l'analisi che si è fatta qua, e io lo dico da componente di ora, insomma, capogruppo in consiglio comunale, però non mi sono speso direttamente io per fare questa cosa qui, perché abbiamo raggiunto un ottimo livello di ripartizione dei compiti, e quindi ecco, io da interno, ma tra virgolette, per alcune cose esterno, perché alcune cose era la prima volta che le vedevo anch'io, mi meraviglio di come si sia riusciti, senza mezzi, con il nostro volontariato, senza alcun mezzo economico, a fare un lavoro di ricerca sulla base del quale poi si possono impostare delle azioni. E quindi ecco, questa serata io spero, mi auguro, e possa essere anche da stimolo a dimostrare che se si vuole si può fare ricerca, dalla ricerca si possono inaugurare delle azioni politiche, istituzionali, amministrative interessanti, che portino un benessere effettivo ai lavoratori. E quindi sono felice di questa serata e spero lo siate anche voi. Grazie. Qualcuno da Facebook vuol fare delle domande? Scrivetele pure, vi rispondiamo se sono facili. Posso dire una cosa? Sì, un attimo. Semplicemente quanto ci è costata questa piattaforma online per fare il questionario, perché è molto interessante secondo me. Cioè, un tempo per fare un'inchiesta di questo tipo si doveva andare a Cancelle della Fabbrica, no? A portare questionari. Io vengo da ricerca sociologica di questionari fatti nei cantieri dell'alta velocità, che mi sono costati una fatica bestia. Con questo questionario online, per cui abbiamo raccolto questi 170 questionari, la piattaforma ci è costata 35 euro, quindi una cosa accessibilissima veramente a tutti. Un po' di sano lavoro con qualche amico sociologo e riusciamo a portarla avanti. Ecco, per anni si è parlato di un osservatorio del lavoro sull'outlet che ci ha dato quei due dati che diceva Paola, e noi insomma
usiamoli, no, a volte questi mezzi. C'è, spesso i social, le cose online sono sempre a discapito dei lavoratori e invece possono essere uno strumento valido d'aiuto e di conoscenza. Stanno scrivendo su Facebook, c'era qualcuno? Sì, c'era. No. Sì, una ragazza voleva fare una domanda, però... Come Stefano? C'era una ragazza che voleva porre una domanda, però non... però non ha risposto. Ha chiesto, posso fare una domanda? Ma nel frattempo, se qualcuno qui vuole comunque intervenire, può farlo, eh? Chi prima arriva, prima interviene. Sì, ormai sono qui, però come tenevo, che mi è tornato mentre rosa. Che tengo effettivamente farla in questo posto e forse ringraziare una delle tante che aveva fatto, era arrivata all'accordo del 2005 che ora non c'è più, e che è Rina Scalia, perché la Rina era una di quelle che aveva lavorato alla Rifle, era una vestaglia blu. Col 99 viene chiusa la produzione, si era adoperata a portare qui, mi dispiace non c'è Alessio perché ci avrebbe raccontato anche lui, insomma, tutta la trattativa che c'era stata nel 2005. La Rina era una delle, insomma, protagoniste di questa, di questo passaggio, no? Per cui neanche, come dire, le spettava a lei, perché lei ha perso il lavoro chiudendo la Rifle, poi non è rientrata dentro l'outlet, ma ha contribuito, insomma, da compagna, da una che teneva alla politica del lavoro e alla politica locale per migliorare le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Rina, che è mancata, manca a questo circolo, manca a questo territorio, e mi sembrava giusto ricordarla anche stasera. Grazie. Facebook, niente. No, era la ragazza che aveva già posto la domanda. Penso che mi sentiate tutti anche senza microfono, vero? Va bene, io lavoro all'outlet dal dicembre 2014 e dal dicembre 2014 ho cambiato 4 negozi. Ne ho viste di cotte e di crude. Prendi il microfono. Dicevo che lavoro all'outlet dal dicembre 2014 e ho cambiato 4 negozi. E ne ho viste un po' di tutto. Il primo posto, vedevi conto, andava a voucher. E poi ho avuto un contratto a 8 ore quando ne facevo 48, dopo che è arrivata la Guardia di Finanza. Quindi questo può già spiegare un po' l'andazzo che c'è in questi posti qui. Infatti i controlli ce ne sono molti. In un altro mi è capitato di sentirne di tutte, persone che sono state mandate via da un giorno all'altro perché non erano in norma con la linea guida del negozio. Quindi casomai parlavano troppo, si opponevano troppo. In un negozio mi è capitato di non poter consumare il cibo all'interno del negozio, non avendo altro posto dove mangiare per comunanza delle festività ebraiche. E nel rifiuto a questo sono stato pressato a dover firmare questo foglio liberatoria interna per non far entrare nei casini una mia collega. Poi vabbè, ultimamente ce ne sono altre, l'esempio più lampante è l'esempio del Covid, che ci sarebbero determinate normative da rispettare, ma capita che tu entri, i primi giorni ti prendevano la temperatura, tanto per così, per controllo, ora c'è il gabbiotto vuoto dove nessuno si assume la responsabilità delle persone che entrano. Poi annunci della direzione che ripetono sempre: rispettate le norme vigenti sul distanziamento sociale, vedi i negozi affollati di persone perché i
purtroppo i commessi non possono fare cane da guardia, non è che riescono a controllare i flussi. Poi c'è la fila che aspettano, il cliente che ti entra e fa: guardi, le chiedo di sanificarsi le mani. No, grazie, gira e se ne va. Quindi diciamo che la situazione è molto particolare. Si può parlare della frammentazione del lavoro all'interno dell'outlet, quindi diverse tipologie d'azienda, diverse tipologie di fare dell'azienda. Quindi se becchi il marchio multi-internazionale hai una copertura maggiore, perché casomai si basa su un sistema di normativa di legge americano e quindi gli americani coprono i loro per via del sistema che hanno negli Stati Uniti. Becchi la piccola azienda italiana e ti ritrovi in un caos unico e solo. Persone che fanno responsabili e non hanno il contratto da responsabile. Diciamo che l'outlet è un mondo vario e variopinto, e di conseguenza bisognerebbe agire politicamente, ma politicamente non solo il sindacato, non solo l'amministrazione locale, ma quanto più i dipendenti stessi. Perché comunque uniti si vince, divisi si accanaglia, la regola è sempre questa e continuerà a essere sempre così. Purtroppo stasera vediamo l'affluenza di dipendenti dell'outlet che ci fa capire che anche noi stessi siamo menefreghisti nei nostri diritti. Intervenire? Stefano, da lì niente da segnalare? No. Allora, se non c'è nessun altro, direi di chiudere, di tirare le conclusioni. Mi sembra che la serata sia stata più che positiva, che le proposte, i racconti, insomma, gli interventi siano molto positivi, che ci sia la voglia, spero che questa sera sia venuta fuori perlomeno questa voglia di fare qualcosa, di mettere in atto qualche azione che possa, o comunque almeno ci siamo parlati, ci siamo messi un po' in rete per cercare poi domani di intervenire tutti insieme sulla situazione, vedere di come iniziare a tornare un po' indietro nel senso verso, come diceva Irene, no? Agli anni dove ancora si stava un po' meglio, almeno ritorniamo lì per iniziare, poi speriamo di andare ancora, non c'è fine, no? al miglioramento, quindi si spera di o come diceva Carlo, di arrivare addirittura a livello nazionale, perché no? Insomma, l'importante è iniziare, no? Iniziare col primo passo. Stasera spero sia stato il primo passo per una lunga camminata, e da domani noi cercheremo di dare massima diffusione ai risultati appunto del questionario di Coming Outlet, come dicevo prima, attraverso mailing list, Google Drive, la disponibilità del file su Google Drive di ora, vediamo di diffonderlo nel WhatsApp, insomma, comunque cerchiamo tutti, almeno noi che siamo qui, insomma, di diffonderlo il più possibile. Noi lo faremo anche a mezzo stampa, cercheremo di diffonderlo anche tramite, insomma, faremo una rassegna stampa, vedremo di diffonderlo anche così, sui mezzi di stampa, se vorranno raccogliere la nostra proposta, chiaramente i giornalisti, e da qui speriamo in un tantan continuo. Mettiamoci però tutti il nostro contributo, insomma, vediamo da domani ognuno di mettere un sassolino dentro questa battaglia, nuova battaglia dell'outlet, e vediamo se piano piano riusciamo a scardinare questi problemi che ci sono e vanno trattati e risolti il più possibile. Bene, grazie a tutti, buonanotte.